tutti amici di xmardoro.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione l'ultimissima tastiera della TT Sports, lesione da gaming della Thermaltake, e stiamo parlando della Poseidon Z RGB, che finalmente introduce questa interessante caratteristica assente nei precedenti modelli della serie Poseidon Z. Partendo velocemente dalla confezione, troviamo un'immagine illustrativa della tastiera più ulteriori caratteristiche, tra cui la presenza di switch meccanici di colore blu e di una garanzia di 5 anni per intera gamma Poseidon Z. Ovviamente gli switch blu sono, per questo dato modello che abbiamo ricevuto, ha in commercio disponibile anche il modello con i brown, unici due switch meccanici per la serie Poseidon Z di TT Sports. Nel resto della confezione sono disponibili altre informazioni, altre immagini circa il prodotto. All'interno troveremo un nuovo opuscolo circa la garanzia del prodotto e una quick start guide riportate in diverse lingue, tra cui l'italiano, ed ovviamente la tastiera. Come possiamo vedere, il design è sempre molto elegante e classico, colorazione completamente di colore nero per lo chassis, che all'interno è dotata anche di un plate in metallo che rinforzerà la struttura complessiva della tastiera. Layout di digitazione per questo modello ricevuto è americano, sono disponibili anche altri layout tranne l'italiano, ormai in disuso tra le tastiere da gaming. Le caratteristiche principali della Poseidon Z RGB sono, appunto, oltre alla retroilluminazione RGB per il singolo tasto, anche la possibilità di switchare tramite 5 profili che potremo gestire e personalizzare anche tramite il software di gestione, tramite la combinazione FN e questi 5 tasti posti sopra le freccette direzionali. Tramite il tasto FN più il tasto page down potremo anche accedere ad un anti-ghosting completo e quindi premere ogni tasto presente sulla Poseidon Z RGB. La stessa è dotata anche di una funzionalità per registrare macro on the fly tramite la pressione del tasto FN più F9 o la regolazione della intensità della retroilluminazione tramite i tasti F1, F12, F11, F12, sempre in combinazione con il tasto FN. Thermaltake, quindi la divisione da gaming TT Sports, ha pensato anche agli utenti che magari vogliono riprodurre i brani musicali in ore di relax, e quindi ha dotato la Poseidon Z RGB di tasti multimediali che sono presenti in doppia funzionalità dal tasto F1 ad al tasto F7. Nel retro della tastiera troviamo un design classico adesivo con riportate le varie informazioni, classici piedini in gomma e classici piedini in plastica per rialzare la tastiera e quindi agevolare eventualmente la scrittura o il comfort di digitazione. Presente anche una canalina per effettuare un miglior cable management del cavo, in guaina, quindi in gomma, non rivestito in treccia di tessuto, ed un connettore USB non placcato in oro. Come abbiamo sentito in questo video unboxing, la tastiera che abbiamo ricevuto è dotata di switch meccanici di colore blu che sono caratterizzati dal classico click. Adesso vi mostriamo, e la Poseidon Z, come i precedenti modelli, non è dotata di CRMX ma è dotata dei Kyle, e appunto di colore blu, e possiamo vedere anche sopra lo switch il LED che ci permetterà di impostare un diverso colore di retroilluminazione su ogni singolo tasto. Con questo è tutto, dunque vi rimandiamo alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com. un saluto a tutto lo staff.